Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, come avete visto, questo è un video che riguarda appunto un rig, però io, siccome mi sono rotto le scatole di stare da solo, sono andato a prendere una persona oggi. L'ho preso, eccolo qui. Ci sono vivo. È da un po' che non si faceva vedere, quindi ho detto adesso gli vado un po' a rompere le scatole. E visto che è lui l'artefice di tutti i video dei rig che abbiamo nel canale, ho detto andiamo da Max, anche se Facciamo lui così. non lo sa, ma non me ne frega, la roba a casa ce l'ha. Ti ho detto, ti metti la maglia, fai il video. Esatto. Quindi E ora adesso di Max sia. Bene, ci fa il video. a dopo. Allora, ragazzi, eccoci qua. Come avete visto, Christian mi ha obbligato a fare qualcosa perché sembra che faccia tutto lui in questo periodo, però come vi avevo anticipato e come Christian vi ha ribadito in questi ultimi video, per impegni lavorativi sono assente per un breve periodo, però per farmi vedere Christian ha detto vado lì, lo piglio a forza e gli faccio fare un rig. Allora, visto che recentemente è uscita la masterclass, ok, quella che girano i ragazzi di corda, e ho visto sui social che ha fatto tanto scalpore il famosissimo rig che ormai è diventato famosissimo, che ha fatto Danny Firebrass, ok, dove lui ha utilizzato praticamente per costruire un combi rig il boom, che adesso ce l'ho qua, vi faccio vedere, ok, il boom, e è andato a crimparlo in modo da non fare praticamente un vero e proprio nodo, ok, di giunzione tra il Supernatural, che era quello che usava, se non mi ricordo male, e appunto la sezione di boom. Ora, questo è sicuramente una valida alternativa. Ovviamente richiede la crimp, tutto il boom, quindi per chi non è provvisto della pinza appunto per crimpare e delle crimp o del boom, che cosa possiamo fare? Possiamo fare la valida alternativa, ovvero il classico vecchio combi rig, dove con un fluorocarbo, in questo caso l'IQ2 della corda, e sempre il Supernatural, che addirittura, se non mi ricordo male, Danny usava anche qualcosa di più rigido, perché lui parlava di un ipotetico effetto catapulta quando tirava, quindi se non ricordo male lui usava uno semi-stiff land trap, questo qua, però io su quelli che ho fatto di recente ho sempre usato il Supernatural, che mi trovo veramente bene. Quindi fluorocarbon, un trecciato morbido, metto via questo, stavo già tirando fuori gli attrezzi e iniziamo a costruirlo. Allora, come amo, vado a prendere un wide gape, vediamo se riesco a tirarli fuori, eccoli qua. Come avete visto sui social, mi sono fatto un po' di scorta di Kamakura perché quest'anno non voglio sbagliare un colpo, sia chiaro. È un amo che si spunta facilmente, lo ha già detto qui nel video precedente, se non mi ricordo, ma ormai lo conoscete tutti. Non è un amo che puoi fare 3, 4, 5 carpe. Questo è l'amo della carpa, ok? Quando so che devo andare là e voglio tirare fuori il pesce senza perderlo. Quindi sicuramente dopo lo butterò via. Amen. Allora, misura numero 6, prendo il mio amo. Dopodiché mi sono già preparato la teiera perché poi il fluorocarbon ovviamente risulta molto elastico, quindi lo dovrò stendere. Ok ragazzi, allora prendo uno spezzone di fluorocarbon, ok? Adesso le misure esatte non le faccio. Se buttiamo via qualche centimetro, amen. Dopodiché prendo uno spezzone di treccia. Ok. Perfetto. Meglio generosi che poi arrivare corti. E voilà. Allora, adesso vado a fare green. Inquadrami con la seconda fotocamera. Abbiamo fatto l'asola, ok? Adesso vado a passare da questa parte che è più rovinato. Il trecciato dentro, qui segui bene questi passaggi perché non è facile riprenderli. Ok, perfetto, quindi sono dentro nell'asola, semplicissimo fino a qua. Adesso me lo tiro un po' fuori il filo e vado a fargli fare i giri sopra, ok? Quindi uno, due, non è facile qua tenere il fluorocarbon bello fermo, ma pian piano ce la si fa.
non bisogna avere fretta sicuramente. Allora, oppla, oppla. Adesso uno fa quanti giri vuole, ma io mi fermo a questi. Adesso, una volta arrivato qui, ragazzi, slitto qua così e vado a fare l'angolo con il trecciato, ok? Perché? Perché adesso devo rientrare da dove sono, anzi uscire da dove sono entrato, quindi dall'asola iniziale. Quindi mi porto a questo punto qua. Tri, si vede? Sì. Perfetto, quindi sono uscito da dove sono rientrato all'inizio. Adesso posso tirare tranquillamente e vedete che il nodo si inizia a formare. Eccolo qua. Adesso tiro bene. Oppalala, non ho inumidito con la saliva perché non mi sembrava il caso, ma normalmente lo faccio. Quindi tiro e adesso vado, ve lo posiziono un attimo qua perché vi faccio vedere appunto la differenza tra questo nodo, ragazzi, e quello che abbiamo detto prima che ha fatto Danny Farbras con il boom e le crimp, ok? Lui che cosa ha fatto? Ha fatto una specie di loop sul trecciato senza fare nodi praticamente, è andato poi a unirlo con la sezione di boom che ha crimpato per creare l'asola. Quindi il nuovo stile, possiamo chiamarlo così, contro il vecchio stile, che è quello che normalmente si faceva. Dopodiché adesso andiamo a vedere un attimo come andare avanti sull'amo, perché anche qua ci sono varie possibilità. Io ne ho già fatte tre e dopo vi faccio vedere appunto quali ho fatto. Bene, Cri, procediamo. Adesso ragazzi siamo arrivati qua, che abbiamo fatto il nostro nodo. Adesso prendo l'amo, appunto, e lo vado a far passare dentro. Vado a far passare il filo dentro. Perfetto. Tiro fuori, tiro fuori. La lunghezza del cappello, qui penso che sia anche una cosa un po' personale a seconda dove uno deve pescare. Perché vi faccio notare una roba prima di andare avanti. Allora, io qua sono stato leggermente lungo, o anzi potrei dire forse giusto, ma poi io mi sono fatto anche degli altri terminali sempre con V-Rig, ok? Qua sono stato lungo di proposito, perché qui voglio usare questo terminale su uno spot dove ho magari tanto fango che col piombo sprofonderebbe, oppure mi devo sollevare da il piccolo manto di alghe che c'è, quindi con una pop-up, e voglio stare molto più alto rispetto al normale. Mentre qua, che è su un'altra variante, sono stato molto più corto, ma perché questo voglio usarlo con una bilanciata, ok? Quindi ci sono varie possibilità, come ci ha detto qualcuno un giorno, meglio un po' più lunghi che un po' più corti, ok? E che qualcuno si sentirà chiamato in causa. Quindi queste sono le tre possibilità. Adesso andiamo a vedere come si costruiscono, ovviamente. Quindi ritolgo un attimo, come vedete qui avevo messo un tubicino per una bilanciata, qui ho messo una girellina per una pop-up. Danny non aveva messo niente nella masterclass, aveva fatto un doppio nodo e poi aveva messo i chicchini di mais. Ok, allora andiamo a vedere come si fa il nodo, perché questo non è un nodo senza nodo, ma dovrebbe chiamarsi snelling knot. Ok ragazzi, allora andiamo a vedere come si fa il nodo. Andiamo a inserire il nostro terminale da questa parte, ricordiamoci di fare l'angolo. Poi in questo caso io non uso i kickers come ho usato qua, ve lo faccio solo vedere così volante. Allora andiamo a capire quanto voglio che sia lungo il mio spezzone finale, ok? Diciamo che lo voglio così, perfetto, 1,5 cm circa. Bene, adesso vado a prendere il mio filo e gli vado a far fare questo movimento, ok? Sembra stupido, ma deve fare questo movimento. Mi vado un attimo a regolare il cappello e adesso vado a girargli sopra, ok? Quindi partirò da qua, dopodiché faccio un altro giro, ok? Cerco di farlo scendere, vediamo, perché ho visto farlo sia a salire che a scendere. Quindi vediamo se riesco a farlo ascendere.
Ok. Non è facile, ma ok, perfetto. Adesso riusciamo. Lo tiro un po' più su. Ok. E adesso continuo. Opla, opla, opla. Non serve fare tanti giri, perché comunque poi lo snelling node si presenta molto bene. Ok, e adesso vado a tirare la parte che appunto mi era rimasta. Tac, perfetto. E vado a tirarla fuori tutta, tutta, tutta. Ok, eccolo qua. Tiro bene e poi vado a sistemare. Lo faccio scendere, bene. Eccolo qua, perfetto. Il nodo qui, si vede? Sì. Perfetto. Adesso io potrei fare, come ho detto prima, la versione con il doppio snelling note, ok? Ma potrei tranquillamente essermi preso un kicker dalla mia tackle box, fatto salire su tutto il fluorocarbon, fatto passare dal nodo e andarsi ad alloggiare nel suo punto, ok? Altrimenti poi abbiamo detto che posso mettere la girellina per la pop-up, posso mettere il tubicino per se voglio mettere una bilanciata, quindi posso veramente giocare come voglio con la parte finale del rig. In questo caso lo scopo di questo video, di farvi vedere il combi rig, era farvi vedere come fare il nodo di giunto, chiamiamolo così, per collegare il fluorocarbon alla treccia. Una volta collegato, era importante farvi vedere come fare il nodo per andare a collegare l'amo, perché non è il nodo senza nodo classico, ma è lo snelling note. Viene chiamato così, se non mi sbaglio. Quindi l'angolazione c'è, angolazione che appunto troviamo se mettiamo un kicker, e io qui ho messo la pasta in tungsteno, ovviamente, perché anche con la bilanciata mi piace dare un attimino di pasta in modo che si adagi bene sul fondo il terminale. In questo caso la mia scelta è stata su un piccolo tubicino termorestringente e basta. Non è così difficile, ragazzi, però richiede un attimino di pazienza. La prima volta, sono sincero, ci ho messo un pochettino. Qui ho tagliato la treccia che veniva fuori, ok, lo sono andato a bruciare un pochettino e ci ho messo una micro girella con un stopperino, appunto, per non far scorrere via la girella. In questo caso questo lo userò proprio per usare una montatura pop-up. Vedete la parte finale come è molle, ok, come gira bene, e questa è appunto la funzione del combi rig. Ripeto, ragazzi, ci vuole un attimino di pazienza e bisogna impratichirsi un attimo. E più soluzioni, perché è un terminale veramente a 360 gradi sto qua, perché possiamo usarlo con pop-up, con bilanciate, perché no con affondanti, perché no con delle esche fake come il mais, appunto. E penso che questo sia uno dei terminali che userò spesso e volentieri quest'anno. Quindi mi dedicherò veramente a provare e riprovare questo terminale. Ovviamente non potrò farmi mai mancare una canna con il mio amato spinner rig. E basta, adesso l'ultima cosa che volevo fare era stendere la sezione di fluorocarbon, ok? Accendo un attimino la teiera e vado a stenderlo e poi andiamo a chiudere il nodo, ovviamente il tutto, scusate, con la girella quick change e un conetto in tungsteno, sempre in modo da fare l'antitangle, ok? Un secondo solo e andiamo a vedere. Allora, ragazzi, ovviamente non lo lascio incompleto, lo finiamo il rig. Prima volevo solo farvi vedere quante varianti può avere. E adesso prendo un pezzettino di termorestringente in modo da andare a... Non metterò il kicker stavolta, lo lascio senza. Faccio anche questa prova qua, senza. Adesso, ovviamente, guardate, ragazzi, all'inizio uno può prendere più filo per vari motivi, perché può fare un altro nodo appunto qua in alto, può lasciarlo tranquillamente così, quindi una volta prese le misure non si va a sprecare tutto sto filo. Adesso sono stato un po' generoso, ragazzi, perché era comunque sempre le prime volte che lo facevo e ancora devo prendere la mano, come tutti non è che riusciamo subito a
prendere le misure subito subito. Ok, andiamo a inserire il treccino. Adesso lo vado a far passare sull'amo. Intanto ho acceso la teiera, sento un caldo pazzesco, ma perfetto. Adesso poi ne approfittiamo anche per stringere la termorestringente. Ecco qua. Io questo rig così lo voglio proporre con la bilanciata, quindi non con la pop-up, ma con la bilanciata. Ok, sento che sta già iniziando a andare in ebollizione. Alzo un po', così facciamo prima. Spero non mi venga cosa in faccia, forse ho alzato troppo. Che dici? Meglio abbassare, sì, prima che... E allora intanto mi prendo il mio ago, per poi, anzi quello col cancelletto, per poi andare... Non è questo, ho sbagliato di nuovo. Ecco qua. Ok. Intanto vado a farmi il mio... Ok, sta uscendo un po' di fumo, quindi ne possiamo anche approfittare allora. Lo facciamo dopo. Il nodino per la boilers. Ok, ecco qua. Qui vado, eh. Ok, perfetto. Ok, benissimo. A questo punto... Ah, io mi sono bruciato, ragazzi. A questo punto vado a stendere anche il fluorocarbon, così almeno non è più così rigido, ma rimane dritto e non si annoda. Perfetto. Ok, guardate, non è più arrotolato, perché con il vapore lui si... Cioè, prima era rigido, adesso non lo è più. Ok, qua vedo che si è chiusa bene anche la parte di termorestringente. Posso andare a spegnere perché c'è un fumo che non si vede più niente. Spero non sia andato fuori fuoco la fotocamera. Ok, adesso una volta fatto questo vado a regolarmi bene la termorestringente. Ok, perfetto, qui. E adesso mi vado a fare semplicemente il nodo, che uno poteva anche prepararsi prima, ma io me lo preparo tranquillamente adesso. Ok, adesso hopla, andiamo a prendere bene, tac, perfetto. Adesso vado a mettermi dentro. Ok, anche questa parte è un po' delicata, perché... Ok, deve solo... Ok, perfetto, vado a togliere. Ok, perfetto, benissimo. Vedete che vado a chiudere bene il nodo qua. Ok, benissimo. Adesso vado a tagliare qua, che non mi serve così lungo. Perfetto. Ok, mi vado a regolare un attimo qua verso la punta, e la bilanciata starà un po' più su, ovviamente. Ok, così. Ok, perfetto, ragazzi. Adesso che abbiamo steso bene il fluorocarbon, andiamo a inserire prima di tutto il nostro anti-tangle. Dopodiché andiamo a mettere a fare il cappio, quindi andiamo a decidere quanto vogliamo che sia lungo il nostro terminale. Noi, pescando con le bombette, serve un terminale veramente corto, quindi andiamo a fare il nostro nodo. Poi, ragazzi, come ho detto prima, pian piano si impara anche a non avere sprechi di filo. Noi non siamo ancora professionisti su sto rig, quindi ho usato un po' di fluorocarbon extra, ok? Però pian piano prenderò anch'io le mie misure. Vado a tirare, taglio l'eccedenza. Ok, adesso vado a coprire con l'anti-tangle. Perfetto. Questa sarebbe la girella che esce dalla mia lenza madre, che adesso vediamo se riesco a inserirlo. Sì, vado a coprirmi e voilà, qui abbiamo finito il rig. Non riusciamo a fare la prova perché non ho l'acquario qua, ovviamente deve salire. Facciamo salire un attimo. Ok, perfetto. Questo è il terminale, faccio un po' di pulizia, va
bombetta combi rig. Non mi rimane altro che prendere un pochettino di pasta in tungsteno e andare giusto a sistemare qua. Facciamo così, mi sono punto, questi Kamakura pungono, ragazzi. Ok, che riguarda, tac, premo, adesso si è incollato al mio dito, perfetto, gli do una girata, faccio la piccola olivetta e il gioco è fatto, ragazzi. Ok, spero di essere stato chiaro, purtroppo col tempo che abbiamo qui sono stato anche magari un po' veloce, però l'angolatura c'è, basta. La facciamo rivedere tutti un'altra volta. Ok ragazzi, ricapitoliamo. Allora, questo è quello che abbiamo appena fatto, ok, per una bilanciata con il tubicino, che è uguale a questo, solo che qui avevo messo il kickers. Dopodiché abbiamo la versione che io penso di usare con la pop-up, con il terminale un po' più lungo qui, e l'ultima versione con il boom crimpato e lo spezzone di Supernatural con i chicchi di mais con un doppio nodo, appunto, non il nodo senza nodo ma lo snelling knot. Ok ragazzi, allora abbiamo visto il combi rig, ok? Spero che il video sia stato chiaro, non era facile, ho dovuto chiedere a Christian di aiutarmi a fare delle riprese particolari, soprattutto quando dovevo unire la sezione di fluorocarbon con la treccia. Ricapitoliamo un attimo che cosa ho usato, ok? In modo che chi volesse riprovare a casa sa che servono queste cose qua. Ora, io avevo il Supernatural della corda, ok? Quindi per la parte in treccia questa era quella che ho usato. Supernatural che tra l'altro è già rifornito nella nuova confezione, perché nella Tackle Box mi piace avere tutto in ordine. Dopodiché l'IQ2, ok, il fluorocarbon, che come abbiamo detto si può sostituire dal boom se andiamo a usare le crimp. Ho usato la pasta in tungsteno, ok, la dark matter, e vabbè, Yami, ok, li conoscete già, i classici White Gape Kamakura, numero 6 stavolta. C'ho anche quelli senza ardiglione, perché in alcuni posti appunto serve senza ardiglione. Basta, cosa ho usato? La forbice, l'accendino, la teiera per stendere il fluorocarbon, non ho usato nulla di chissà che cosa. Ovviamente chi usa crimpare spenderà qualcosina in più all'inizio, perché bisogna comprare il kit dei crimp. Chi invece si affida al classico nodo che si è sempre fatto, quindi l'unione e la giunzione tra il trecciato e il fluorocarbon, non dovrà spendere qualche soldo in più, ma semplicemente i soldi per Ami, treccino e fluorocarbon. Bene ragazzi, spero che questo video sia stato interessante. Purtroppo ho poco tempo, come abbiamo già detto, e Christian mi ha fatto una sorpresa, infatti ero un po' scombussolato, non me l'aspettavo. E spero di essere stato chiaro, sono anche un po' stanco perché sto facendo orari un po' particolari, però penso che sia venuto. Come avete visto, il Combi Rig ha più soluzioni, io ho provato a farvele vedere e le metterò in pratica. Come ho detto, quest'anno pescherò molto con questo rig, perché pescherò molto bilanciato, perché ultimamente sto avendo grosse soddisfazioni, ultimamente, nella parte finale dell'anno scorso, ho avuto tante soddisfazioni con le boilers bilanciate. Bene, ragazzi, da Max e da Cree dietro le quinte, perché è lui che sta facendo tutte le riprese. Ci sono! Ok, noi vi salutiamo, spero di tornare presto in pesca, mi sembrava giusto comunque fare un video anch'io per dare supporto un attimo a Christian e per fare vedere che sono vivo, perché non sono morto. E c'è, ragazzi, c'è. Niente, bene, c'è. Chiudiamo qui, da Crimax è tutto ragazzi, a presto e ciao, ciao.